Ma e quando si andrà, la gente capirà, i cittadini capiranno che non voteranno Grillo, perché Grillo può cambiare idea domani, come hanno fatto tutti in 50 anni di politica. Quando voti una persona, poi ti tradisce fino all'ultimo. Allora voteranno un pensiero, una rivoluzione culturale, un mondo diverso che propone il Movimento 5 Stelle. Siamo una comunità, l'abbiamo dimostrato. Questo è un movimento nato con questi presupposti. Noi siamo nati così. Ma perché? Cosa fate adesso? Aspetta un po', calmatevi un po', calmatevi. Io sto seduto, cosa devo fare, ragazzi? Va bene, noi siamo nati per aumentare e espandere la democrazia, siamo nati con una manifestazione, siamo usciti dalla rete, siamo nati in rete, siamo usciti con un V-Day e siamo usciti per espandere la democrazia, fare un referendum popolare, come abbiamo fatto. Un referendum online sull'euro per dare agli italiani la possibilità di scegliere se restare nella moneta unica o tornare alla lira. La proposta non poteva che arrivare da Beppe Grillo, che ancora una volta rilancia uno dei cavalli di battaglia del suo programma elettorale, l'uscita dall'euro, appunto, da decidere attraverso l'unica via possibile, cioè online. Siamo invece a favore della sovranità dei popoli, di ognuno, di decidere se avere una moneta, un'economia, un'agricoltura, una finanza del paese, cioè determinata da un voto dei cittadini. Questa è la democrazia diretta che noi facciamo col nostro movimento. Se stiamo raccogliendo le firme per fare una legge popolare, ci vogliono 50.000 firme, l'abbiamo già raggiunte, poi questa proposta di legge popolare per il referendum sarà discussa in Parlamento. Noi vogliamo chiedere agli italiani, visto che non ce l'hanno chiesta quando siamo entrati dentro l'euro, almeno se siamo d'accordo a rimanerci. Standardizzato questo pensiero che sia una cosa terrificante uscire dall'euro, terrificante per l'economia, i popoli, ci saranno, invece è terrificante rimanere in questa situazione. Io sono in seconda battuta. Sono in seconda battuta e rimarrò lì a garanzia di quelle 4-5 regole che ci sono. Se non le rispetti, mi dispiace, ti voglio bene, ma esci fuori, tutto lì.